Buongiorno, ma mi ha fatto particolarmente sorridere questa la presentazione di quest'ennesimo libro di Vespa, dell'insetto nazionale, come lo chiama Travaglio, perché questo è presentato dal suo signore padrone, insomma. Certo, Vespa, pur di giustificare la puttanaggine presidenziale e anche guadagnarci su, visto che poi presume di poterci fare un po' di soldi su quello che pubblica, pur di giustificare la puttanaggine presidenziale, dicevo, Vespa è disposto a scomodare tutti i grandi della storia, da Cleopatra a Kennedy, li tira giù tutti, insomma, per dimostrare che tutti puttaneggiavano, donne, uomini, così almeno c'è anche una par condicio, non sono solo gli uomini a fare certe cose, ma poi sono anche le donne di potere. Quindi quando uno ha il potere è normale che puttaneggi su, non ci scandalizziamo troppo, insomma. Quindi, se l'hanno fatto tutti i grandi della storia, non si capisce perché non possa farlo Berlusconi, sia perché uomo di potere, sia perché, secondo l'insetto nazionale, un grande della storia. Purtroppo di questi grandi, tra virgolette, la storia è piena di questi grandi puttanieri, più che statisti, insomma. La storia ne è piena e non sono stati gli ultimi, purtroppo il potere ha questo tipo di identità, di elemento. È sì vero nella dimensione umana, ma è nella dimensione umana primitiva, primordiale, nella concezione ancora istintiva del potere, non nella concezione voluta che controlla le emozioni, i sentimenti, le passioni e le indirizza verso livelli superiori. Controlla questa energia ed è capace di indirizzarla verso il bene veramente vero dell'umanità, non il bene verso se stesso, come fa Berlusconi e come hanno fatto poi gli altri grandi della storia, che Vespa ama tanto citare. Quindi, ancora una volta ci ritroviamo dentro questo pantano, questa palude delle corti dei satrapi, no? Delle corti di questi potenti che vedono, mescolano con disinvoltura il potere con i loro interessi e i loro interessi con l'interesse nazionale, con l'interesse di tutti. Per cui, alla fine, se il sistema regge, in qualche modo la gente sopravvive, il pane in tavola ce l'ha e c'è anche il companatico e si può permettere anche, magari a rate, qualcosina, alla fine, tutto sommato, abbiamo fatto il bene dell'umanità. E che cosa volete che sia un po' di puttaneggiamento? È un po' la giusta ricompensa di chi si sacrifica tanto e di chi fa tanto per gli altri. E questa è l'idea di Berlusconi, è l'idea di Vespa, è l'idea di chi oggi ha in mano il potere in questo paese, ma non solo in questo paese. È l'idea che chi ha il potere è legittimato poi anche a violare delle regole, comuni, delle regole comunemente ritenute valide, no? E ritiene normale che rispetto a queste regole la gente comune debba fare eccezione. Quindi due pesi e due misure, due culture: la cultura di potere per la quale si giustifica i puttaneggiamenti e appunto e tutte le altre cose che vengono combinate, quindi la violazione delle regole, delle leggi, leggi speciali per poter violare le regole e così via, insomma. Quindi questo è un po'
che la dimensione oggi del potere è un po' la cultura del potere che poi diventa la cultura dominante, la cultura che permea la mentalità, la vita di ogni giorno, perché in fondo poi è quello che vivi che conta, non è tanto quello che vorresti vivere o quello che pensi sarebbe giusto vivere, è quello che sei costretto a vivere che alla fine diventa la cosa più importante, diventa anche elemento ideologico dal momento in cui tanto più lo vivi e tanto più diventa valore di vissuto, quindi anche elemento ideologico, dicevo. E questo è, se non ci opponiamo a questo, se non cominciamo a contrapporre a questa cultura, a questa mentalità, una cultura e una mentalità diverse, quello che noi vorremmo che fosse un uomo di potere, che non ce ne frega niente con chi va a letto, ma ci interessa invece che rispetti le regole comuni, che non abbia privilegi, che sia uguale di fronte alla legge, che sia una persona onesta e corretta, che quando uno è indagato sia capace di dimettersi e magari poi di ritornare una volta che è passato attraverso il giudizio della magistratura, ma non la prepotenza, l'arroganza, la tracotanza di dire no, io non ho accettato le dimissioni di Bertolaso che molto coscientemente mi ha dato, ma quale coscientemente? Bertolaso sapeva benissimo che Berlusconi le dimissioni gliele avrebbe respinte, altrimenti non le avrebbe mai fatte. Ma chi poi rinuncia volontariamente a tanto ben di Dio? No? Nessuno, credo, di loro almeno, sicuramente nessuno di loro, salvo qualche coglione di sinistra che magari si dimette perché l'amante arrabbiata e tradita denuncia delle sciocchezze rispetto a quello che combinano gli altri, ma non certo sciocchezze rispetto al rispetto della legge, quello sì, però rispetto a quello che combina, sta combinando Berlusconi, Bertolaso, al tipo di società che stanno mettendo in piedi, non solo società cooperazioni, ma proprio di società in senso di tessuto sociale e culturale che stanno mettendo in piedi e stanno proponendo e imponendo alla gente. Certo, rispetto a questo il sindaco di Bologna è un agnellino, un angiolino. Questi sono proprio dei furboni patentati e dei grandi raggiratori della buona fede di chi li crede e della malafede di chi invece si rende complice, no? Partecipa alla società per azioni. Va bene, insomma, l'insetto nazionale ci propone l'ennesima chiave di lettura della sua difesa del suo padrone, come del resto Belpietro, come del resto Feltri. Questi giornalisti sono in realtà cortigiani pagati dal padrone perché difendono direttamente il loro posto di lavoro, perché la proprietà dei loro giornali è il loro padrone, così come Vespa è dove è perché Berlusconi vuole che ci sia, se no Vespa non ci sarebbe, perché con gli se avesse Ballarò o Anno Zero gli ascolti che ha Vespa, Ballarò e Anno Zero a quest'ora sarebbero state chiuse. Vespa non verrà chiuso nemmeno se avesse 5 persone che lo ascoltano ogni sera. Questo è chiaro. Quindi per forza poi lui no, dedica al suo padrone. Un po' come Sméagol nel Signore degli Anelli, dedica al suo padrone tutta la sua capacità di imbonire e di convincere quelle poche persone, per la verità, sempre meno, che però comunque va bene, insomma, l'importante è che sostengano il padrone e le sue idee.